Attenzione però Zavi, tre quarti ancora Zavi, il limite all'area di rigore, non riesce a sfondare, la palla finisce tra le braccia di Da Costa. Va in pressione Zavi, poi Lazcano scarica sulla destra dove c'è Luti, attenzione a questa manovra del Thun che è ancora con Luti, prova a sfondare sulla corsia destra, al limite dell'area di rigore, il tiro e il gol del Thun che passa in vantaggio quando siamo giunti al sesto minuto di gioco, la formazione svizzera trova il gol dell'1-0. È stata la prima azione pericolosa da parte degli svizzeri che si sono ben inseriti sulla destra, al centro l'avversario è stato lasciato troppo solo. Ilicic di prima per Zavi, tre quarti dentro per Balzaretti che ha spazio sulla sinistra, attenzione Balzaretti, riesce a controllare il pallone, poi l'è finita da parte del terzino, guadagna il limite dell'area di rigore, la palla in mezzo, non ci arriva Zavi, anticipato l'avversario, poi cade in aria Balzaretti, vorrebbe il calcio di rigore ma il signor Mazic dice che è tutto regolare, i fischi da parte del pubblico del Barbera. La metà campo del Thun, ancora Piniglia per Ilicic, prova a trovare spazio Ilicic del sinistro, il gol, il gol, il gol di Josip Ilicic, un gran sinistro, che gran sinistro di Ilicic, il suo marchio di fabbrica, e finalmente Yo-Yo è tornato a gioire con una grande bordata dalla tre quarti di sinistro che ha superato David Da Costa quando siamo giunti al tredicesimo minuto di gioco, davvero un siluro quello dello sloveno che ha riportato in parità il Palermo, dunque si può riprendere a giocare, si può riprendere a vincere, a provare a vincere questa partita, è fondamentale. Cassani prova la lontana, trova Ilicic nella propria tre quarti che serve subito Zavi, attenzione varca la linea mediana, ancora Zavi, tre quarti a spazio davanti a sé, dentro per Lucerino, che Lucerino il tiro e la palla che termina poco fuori di pochissimo, davvero un peccato per il Palermo. Qui palla al piede, è stato assolutamente immarcabile, poi centralmente ha creato questo corridoio per Antonio che si è inserito bene, ha agganciato il pallone, peccato che non è riuscito a chiudere questa azione, ma dobbiamo continuare così. La fa sua però Ilicic, poi Zavi che apre bene a sinistra dove c'è Balzaretti, a spazio Balzaretti, la palla in mezzo e non ci arriva Zavi per un soffio. Ilicic, le finte dello sloveno, prova a giocare con Zavi, dentro per Nocerino, a spazio Nocerino, area di rigore, indietro per Ilicic, palla alta sopra la traversa. Adesso però dobbiamo chiuderle tutte queste occasioni. Nell'azione precedente con Piniglia, adesso con Ilicic, poi ancora prima con Nocerino, abbiamo avuto almeno quattro nitide occasioni dopo il gol di Ilicic. Si può partire con Miccoli che serve all'indietro per Bovo. Occhio a Lezcano, limite dell'area di rigore, il passaggio viene intercettato, poi ancora Lezcano può giocarlo per Lustrinelli, anzi no, Snyder che realizza il 2-1. Siamo stati davvero sfortunati perché un gran sinistro dalla distanza del numero 23 del Thun di Schneider è riuscito a trovare l'angolo lì dove Benussi non può arrivare, ma sfortunati soprattutto per quanto prodotto nel corso della partita. Quando siamo giunti al 47esimo, manca davvero pochissimo al termine della partita, allora fischia il direttore di gara, è tutto pronto, barriera con 5 uomini, parte Miccoli con il destro, e gol, e gol, e gol, Fabrizio Miccoli! È un gol che vale tantissimo, quello di Fabrizio Miccoli, che debutta con una punizione micidiale, che fa secco Da Costa e regala il 2-2 al Palermo. Adesso sì, siamo veramente in corsa, quando manca davvero pochissimo al termine della partita.